Secondo voi è normale che la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, durante uno dei momenti più bui dal dopoguerra ad oggi per i cittadini europei, ovvero durante la pandemia, abbia scambiato dei messaggi con l'amministratore delegato di una multinazionale dal valore di miliardi di dollari con la quale si stavano stipulando contratti miliardari senza rendere conto ai cittadini? Secondo voi è normale che secondo le richieste di numerosi parlamentari, di numerose testate giornalistiche, di avere dei chiarimenti, di leggere questi messaggi, la risposta da parte della Commissione è stata: non c'è nulla da dire, i messaggi sono stati cancellati. Secondo voi è normale che all'interno delle istituzioni europee, dove si professa la trasparenza, dove si professa la casa di cristallo, ci siano state delle situazioni in cui qualcuno si è trovato le valigie piene di soldi in casa senza sapere da dove venissero, quelle famose a mia insaputa, dove non si è capito da dove arrivassero questi soldi, dove dopo 2 anni dallo scandalo Watergate ancora nessuno è stato ritenuto responsabile, nessuno ha avuto delle colpe e è stata fatta all'interno delle istituzioni una grande operazione di marketing per nascondere un po' la polvere sotto il tappeto, ma senza individuare effettivamente i colpevoli e senza sicuramente poi mettere un vero limite a queste ingerenze che sono arrivate dai paesi stranieri. Ebbene, no, non è assolutamente normale. Non è normale che la von der Leyen non abbia esplicitato quello che c'era in questi messaggi con l'amministratore delegato di Pfizer, società con il quale l'Unione Europea ha fatto contratti per miliardi di euro. Miliardi di euro che sono soldi dei cittadini europei, sono soldi dei cittadini italiani, sono soldi vostri, sono soldi nostri, del quale non sappiamo esattamente cosa ci fosse in quei messaggi. Magari c'erano semplicemente degli scambi colloquiali, amichevoli, in un periodo particolarmente delicato, oppure c'era qualcos'altro. Ecco, quel non rendere esplicito il contenuto di quei messaggi ci fa pensare che ci fosse oppure qualcos'altro. Insomma, dobbiamo lavorare tutti insieme per fermare queste persone che ormai sono convinte di essere l'incarnazione del Marchese del Grillo. Io sono io e voi, vabbè, sapete come va a finire, no? Ecco, questo non può essere più accettato perché le decisioni che vengono prese all'interno di queste istituzioni, le decisioni prese da queste persone poi impattano molto violentemente sulla vita di tutti i cittadini, molto forte sulla vita dei cittadini e quindi non possiamo permetterci che non ci sia assoluta e totale trasparenza nelle scelte che vengono prese. Per cambiare tutto questo, l'8 e il 9 giugno c'è solo una cosa da fare. Croce sul simbolo della Lega, scrivi Panza, con impegno e buonsenso cambiamo questa Europa.